Per la prima volta due comuni insieme in maniera congiunta chiedono alla regione, di solle... sollecitano la regione affinché si acceleri per quanto riguarda la delocalizzazione. proposta, la vostra richiesta precisa qual è? Noi con il sindaco di Baronisi Gianfranco Valiante abbiamo voluto congiuntamente inviare una nota alla Regione Campania affinché si solleciti il processo di delocalizzazione ma anche a valutare il processo di chiusura delle fonderie Pisano. Sono un problema reale e sentito sui territori, in particolare nel comune di Vellezzano che ha confine e lo stabilimento industriale delle fonderie Pisano vive proprio a confine con il territorio e con le frazioni del comune di Pellezzano, in particolare con le frazioni Capezzano e Colonia, e quindi quotidianamente riceviamo sollecitazioni e denunce da parte dei cittadini del posto per i miasmi e per le difficoltà che si affrontano quando l'attività produttiva è completamente a pieno regime. Va sottolineato che ormai quella zona non è più zona industriale, è una zona completamente urbanizzata, sia sul versante di Pellezzano che si... Sul Versante di Salerno con l'avvento anche del nuovo centro commerciale e quindi non ha più motivo di esistere all'interno di quella zona uno stabilimento industriale che purtroppo negli anni non ha subito nessun ammodernamento. Da questo punto di vista, a seguito di questa nostra iniziativa che abbiamo portato avanti come Comune di Pellezzano e Comune di Baronissi mi scappa da dire quando arriva una nota da parte della proprietà attraverso eh, proprio studio legale dove ci invita ad avere un ruolo istituzionale. Noi invitiamo invece a chi è imprenditore ad avere un ruolo sia nei confronti dei lavoratori per salvaguardare il diritto al lavoro, ma soprattutto di fare impresa armonizzando con il territorio e non diffidando le amministrazioni locali che hanno un ruolo centrale nella vita dei cittadini e, soprattutto, chi riveste il ruolo di sindaco ha anche la responsabilità di essere la prima autorità in termini sanitari. suo collega c'è stata una risposta piccata da parte della proprietà, voi siete contrari quindi, a far proseguire l'attività delle pisane? Muro contro muro non ci appartiene, eh, siamo qui per costruire e partecipare a un dialogo ad un tavolo aperto a tutte le parti perché non ci può essere un vincitore o uno sconfitto, qui ci sono interessi in gioco che sono tutti assolutamente primari, parliamo della salute innanzitutto della cittadinanza, di comunità come Salerno, Baronissi, Pellezzano, Valle di chi più ne ha più ne metta, ma parliamo anche di 132 famiglie che lavorano da anni, che hanno diritto alla tutela, ma parliamo anche della tutela di un'impresa, un'impresa che ha perso in questi tempi commesse importanti, lavorava per la Fiat, ha perso il 30% di produzioni, quindi eh, siamo qui. Perché è necessario, secondo noi, accelerare ogni tempo, superando purtroppo l'imperante burocrazia, superando anche qualche eh, piega di troppo, di mettersi intorno al tavolo e individuare al più presto possibile un'area industriale in cui realizzare, costruire la nuova eh, fonderia Pisano. Quindi prima il nuovo stabilimento e poi il trasferimento? Prima il, nu il nuovo stabilimento, delocalizzare al buio lasciando 132 famiglie, così credo che sia una cosa che non, eh, la, una istituzione può consentire. Devo anche dire, come, comune, come comuni, se ci dessero possibilità lo Stato, saremmo anche propensi, almeno io sarei propenso, a eh, così, reclutare 3, 4, 5 di questi operai, farli lavorare al comune. Tutti i comuni hanno condizioni di mancanza di, di risorse umane, nelle more siamo disposti, saremmo disposti anche a questo, ma ciò che ci spaventa è l'incertezza di una condizione che invece ci deve essere chiara, se c'è da aspettare sei mesi, un anno, bene diciamolo, ma sei mesi, un anno devono essere.